Per quanto riguarda invece la Serie C, il Pescara sabato 25 novembre alle 20.45 affronterà l'Adriatico Cornacchia, la vice capolista cesenia. allora facciamo un po' il punto della situazione con Massimo Profeta che è qui con noi in diretta in studio. Massimo, allora buon pomeriggio a te. Raccontaci tutte quelle che sono le novità in casa Bianca Azzurra. Beh, intanto c'è da dire che insomma, la sintesi di questo, periodo, di questo periodo è nei numeri, no? come sempre inoppugnabili, Anna, perché chiaro che è un momento di crisi speriamo che possa terminare però insomma eh, si sta protraendo già da diverse settimane, nelle ultime sette partite soltanto 5 punti il Pescara ha ottenuto un solo successo in questo lasso di tempo, ricordiamo il 22 ottobre a Lucca, tra l'altro è stato un successo largo, 4-1 il verdetto finale in casa il Pescara non vince anche questo è un dato da sottolineare dallo scorso 2 ottobre sono passati più di 40 giorni, 3-2 con il Gubbio, questa è la classifica, grazie a Dino D'Angelo che ce la ripropone perché il Pescara è stato eh, in questo momento è quinto in gradatoria insieme con la eh, Re Canatese. Guardate il Pineto che sta facendo un grandissimo campionato da eh, matricola. Però insomma il Pescara è attardato tantissimo dal primo posto, ma probabilmente questa non è una squadra, non è stata costruita una squadra per primeggiare, ma sta facendo male in quest'ultimo periodo, bisogna dirlo, eh, sottolinearlo, senza drammatizzare. Ci sono tanti problemi, il gioco comincia a latitare, mh, non si producono più tante palle gol come nelle prime sei giornate eh, di campionato i tanti cambi di formazione di Zeman, che non ha ancora individuato una formazione tipo un centrocampo titolare, perché lì ci sono i maggiori problemi del Pescara. C'è tempo naturalmente, adesso due settimane, come ricordavi tu, perché domenica prossima il Pescara non giocherà a Pontedera. La partita è stata rinviata a martedì 5 dicembre alle 18.30 perché ci sono tre nazionali, Staver, eh, Tugno e a Cornero. Su Cornero, però, la notizia è proprio di qualche minuto fa: è stato convocato dal CT della Nazionale Under 20, eh, Bollini ma è rientrato a Pescara perché nell'ultima partita disputata con il Rimini, pareggiata 1-1 dai Biancazzurri grande delusione, eh, a Cornero ha mh, accusato un problema di natura fisica, quindi è rientrato in sede e starà con il gruppo con i suoi compagni di squadra per preparare al meglio la partita con il Cesena, però insomma i problemi eh, ci sono, il Pescara aveva illuso, Anna, nelle, pr nelle prime sei giornate di campionato, 5 vittorie e un pareggio anche grandi partite, tantissime occasioni da gol perché prima si rimproverava la squadra di non concretizzare eh, la mole di gioco che riusciva a produrre, adesso invece succede l'esatto contrario perché è diminuita in maniera marcata la produzione di palle gol. Tra l'altro, eh, chiudo questo mio intervento ricordando che il Pineto giocherà la prima partita al, nel suo stadio, il Mariani Pavone, sabato contro il Perugia e 15, 15, restyling del suo impianto che è stato rimesso a norma, la capienza però è ridotta a 650 spettatori, arriveranno 200 eh, da Perugia, insomma sarà un grande appuntamento per il Pineto che sta sicuramente sorprendendo tutti e la rivelazione del Giunebbi alla pari della Torres, poi la capienza sarà intera, 1500-1600 spettatori a partire dal 3 dicembre quando il Pineto di Amaulo affronterà, riceverà in casa il Sestri Levante.